Ciao a tutti, sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Weeks Review. Questa settimana parleremo di tendinopatia. Parleremo di tendinopatia nello specifico della tendinopatia del tendine d'Achille, una patologia che purtroppo colpisce tantissimi atleti e non, ed è causa di molte problematiche ed è causa di assenza dalle competizioni e dagli allenamenti molto prolungati. Quindi con tutti quelli che sono poi i costi da un punto di vista sportivo e chiaramente economico che ciò comporta per le società. Parleremo negli articoli di quelli che sono le metodologie di trattamento, quindi trattamento sia conservativo che chirurgico, quelle che sono le evidenze da un punto di vista dell'allenamento e del return to play, ma non voglio anticiparvi altro, ci vediamo nel primo articolo. Iniziamo questa settimana dedicata alla tendinopatia del tendine d'Achille, che sappiamo essere una patologia in grado di causare un'assenza a lungo termine dalla partecipazione sportiva, inoltre ha grossi tassi di recidiva. E quindi è importante, e in questo primo studio si analizza questo aspetto, decidere il ritorno allo sport con attenzione, quindi sulla base di criteri ben delimitati. Poiché mancano questi criteri da un punto di vista di definizione bibliografica, ecco, è difficile il confronto tra gli studi e soprattutto la decisione per quanto riguarda gli staff. In questo studio sono stati presi in considerazione otto diverse categorie: il livello del dolore, il livello del recupero funzionale, il recupero della forza, il recupero del range di movimento, il livello di resistenza dell'alto coinvolto, la consulenza medica, quindi diciamo, il parere medico, i fattori psicosociali e le proprietà anatomiche e fisiologiche del complesso muscolo-tendineo. Cosa mostra questa review? Mostra che il ritorno allo sport, il return to sport, può essere definito in base a livello pre-infortunio, ma anche con termini legati all'assenza di dolore e recupero. Sono vari livelli che devono essere, vari criteri che devono essere presi in considerazione, appunto, che sono questi otto fattori, anche se purtroppo non vi è un'operazionalizzazione, quindi non vi è, come dicevamo prima, un livello stabilito, un livello standard che chiaramente poi va ad aiutare il professionista nella definizione di questi criteri e soprattutto appunto del momento preciso di ritorno allo sport. Sappiamo che delle possibili gestioni della tendinopatia è chiaramente il trattamento conservativo e quindi non l'intervento chirurgico. È evidente che questo viene effettuato in situazioni meno gravi e sappiamo che la tendinopatia purtroppo, oltre al dolore, spesso si accompagna ad alterazioni della struttura e delle proprietà meccaniche del tendine, e questo chiaramente è quello che poi può eventualmente portare anche alla decisione di operare. È importante, secondo questo studio, fare una valutazione approfondita ed un piano di trattamento completo che deve essere incentrato su questi aspetti: il carico progressivo del tendine, prima di tutto, per ridurre il rischio di una lesione. Chiaramente fare una diagnosi che si basa su dolore e gonfiore per quanto riguarda la limitazione dell'attività e essere a conoscenza e prendere in considerazione il carico meccanico che l'esercizio deve fornire a livello del tendine d'Achille in maniera progressiva, prendendo in considerazione anche l'aspetto eccentrico e da un punto di vista clinico assicurarsi del recupero completo della funzione e della struttura del tendine, quindi questi diciamo gli elementi da prendere in considerazione da un punto di vista di gestione conservativa del tendine. Vedremo in un articolo successivo che viene approfondito anche questo ambito. Eccolo qua, infatti, trattamento non operatorio della tendinopatia inserzionale del tendine d'Achille. L'obiettivo di questo studio è stato quello di fornire un riassunto delle prove per il trattamento appunto non chirurgico nella tendinopatia inserzionale.
È stato visto che i trattamenti più efficaci, o comunque quelli comunemente utilizzabili, includevano l'allenamento eccentrico, la terapia con onde d'urto, che vedremo in un articolo successivo, approfondiremo, le iniezioni e il trattamento combinato con queste. La scala analogica visiva VAS, il questionario del Victorian Institute of Sport Assessment Achilles, l'AUFAS, il tasso di soddisfazione e altre scale sono state utilizzate per valutare il risultato clinico e che quindi devono essere accompagnate all'esercizio. L'attuale evidenza fornisce questi come spunti per quanto riguarda la gestione non operatoria del paziente, dell'atleta con tendinopatia e quindi trattamento combinato con onde d'urto ed extracorporie, scusatemi, onde d'urto ed esercizi eccentrici, pare essere la terapia più efficace. Ecco qua l'articolo che vi dicevo che approfondisce la tematica delle onde d'urto, che abbiamo visto essere un trattamento efficace, anche se purtroppo non è stata stabilita da un punto di vista di letteratura una relazione tra le risposte terapeutiche e i livelli di attività sportiva. È stato condotto in questo articolo uno studio su 33 pazienti con tendinopatia d'Achille inserzionale, che hanno ricevuto onde d'urto per quasi un anno. I pazienti sono stati classificati in due gruppi in base al loro livello di attività pre-infortunio, gruppo sportivo attivo, definito come pazienti che hanno dichiarato di fare regolarmente attività fisica, e gruppo non sportivo attivo. Prima del trattamento non vi erano differenze significative tra i due gruppi, per quanto riguarda i punteggi della VAS, il punteggio VISA A, che approfondiremo in un prossimo articolo. Quest'ultimo era superiore rispetto al gruppo di controllo. Dopo il trattamento con onde d'urto, entrambi i gruppi hanno avuto un miglioramento dei punteggi delle scale analizzate, mentre al follow-up di 5 anni il gruppo sportivo aveva un punteggio superiore sulla scala VAS, scusatemi, aveva un punteggio più basso sulla scala VAS e più alto sulla scala VISA. Non vi era differenza tra i due gruppi per quanto riguardava la calcificazione e la neovascolarizzazione del tendine d'Achille, basata su ecografia. Di conseguenza si conclude come onde d'urto siano in grado di migliorare i sintomi della tendinopatia, che i pazienti con questa patologia che hanno maggiori livelli di attività sportiva, guarda un po', hanno migliori risposte terapeutiche rispetto ai pazienti non sportivi dopo un follow-up di 5 anni. Penultimo studio della settimana che analizza appunto la scala VISA A, ossia il Victorian Institute of Sport Assessment Achilles Tendinopathy, che è un questionario comunemente utilizzato per valutare i sintomi dei disturbi del tendine d'Achille e il loro impatto sull'attività fisica. Sappiamo che appunto la tendinopatia, anche in questo studio si sottolinea, è uno dei disturbi più comuni tra gli atleti e gli sportivi, che va dal 9 al 40% del totale. In questo caso, senza entrare troppo nello specifico dei numeri e dei dati, non è stato possibile fare una meta-regressione dello studio ed analizzare la scala, nei diversi linguaggi e quindi, insomma, non è stato possibile, secondo gli autori, avere una, come possiamo dire, fare una conclusione definita. Esaustiva sulla possibilità e sull'efficacia della scala, che però ha una consistenza interna e una riproducibilità buona, ma appunto non valuta le varie forme parallele. Sono quindi necessarie ulteriori prove scientifiche per generalizzare l'affidabilità di questa scala. Ultimo studio della settimana, che invece valuta il ritorno allo sport successivamente al trattamento chirurgico. Purtroppo in alcuni casi bisogna ricorrere a chirurgia e qual è la principale operazione che si fa? È quella della resezione dell'anomalia calcaneare.
A seconda del grado di coinvolgimento del termine si esegue anche lo sbrigliamento, il distacco o il ritaglio. Il follow-up che è stato fatto nello studio è stato minimo di 12 mesi e quello medio di 33 più 13,5, quindi insomma una grossa deviazione standard. Nessuno dei pazienti è stato perso, per fortuna al follow-up, e il livello di partecipazione sportiva, quindi ritorno allo sport, era uguale o superiore al 71,7% dei casi, quindi così, a prima vista direi un numero alto, ma non così alto. L'aumento della dorsiflessione passiva preoperatoria era statisticamente correlato al grado di coinvolgimento del tendine, quindi in base alla lesione, in base alla tipologia di infortunio, c'erano grosse variabili sotto questo punto di vista. L'intervento chirurgico per la tendinopatia inserzionale di Achille, del tendine d'Achille, ha portato a buoni risultati funzionali e ad un ritorno soddisfacente allo sport quando la cura chirurgica è stata adattata al grado di coinvolgimento del tendine. Come ogni settimana abbiamo trattato gli articoli più interessanti, ovviamente a nostro avviso, su una determinata tematica. Spero che vi sia piaciuto questo video e ti invito a mettere un mi piace e a commentare se hai qualche dubbio, qualche domanda, qualche curiosità. Puoi trovare tutti questi articoli e quelli delle settimane scorse, così come tanti altri approfondimenti sul mondo della performance, della nutrizione, della riabilitazione al nostro blog che trovi al link qua sotto. Ti invito a mettere mi piace al nostro canale, ad attivare la campanella così da non perdere tutti i prossimi contenuti sul canale YouTube di Performance Lab. Un saluto, ci vediamo la prossima settimana.